Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Volevo parlarvi di un argomento molto importante. Volevo parlarvi dell'alopecia androgenetica. L'alopecia androgenetica colpisce non solo uomini ma anche donne ed è responsabile della caduta dei capelli. Uno dei farmaci più utilizzati per contrastare la caduta dei capelli e favorire la ricrescita è il minoxidil. Minoxidil da solo non basta per bloccare la caduta dei capelli. Minoxidil può essere senza alcun dubbio un valido aiuto per limitare la caduta dei capelli, ma assolutamente non la può bloccare, anche perché il minoxidil è un vasodilatatore che non agisce sulla caduta dei capelli. Per bloccare la caduta dei capelli, quindi dobbiamo agire all'interno. Come lo possiamo fare? Lo possiamo fare in due soli modi, o quella farmacologica o quella naturale. Quella farmacologica è quella più prescritta dai medici, è la finasteride o la diuterasteride. Hanno i suoi vantaggi, quella di bloccare la caduta dei capelli, ma hanno anche degli svantaggi che possono procurare degli effetti collaterali indesiderati. Può essere la disfunzione erettile. Chi non vuole assumere la finasteride o la dutasteride, l'unica soluzione percorribile è assumere un integratore naturale, come può essere la Serenoa Revens. La Serenoa Revens è uno dei prodotti più commercializzati al mondo per combattere l'ipertrofia prostatica origine benigna. E si è visto che questo prodotto è un valido aiuto per bloccare la caduta dei capelli. Serenoa non è che va acquistata così per caso. Per chi non conosce bene come funziona questo prodotto, è bene quindi informarsi ed è per questo che voglio darvi alcuni consigli nel caso in cui voi vogliate acquistare la Serenoa Revens. L'integratore a base di Serenoa Revens più efficace che possiamo trovare deve avere una titolazione di acidi grassi che deve essere almeno dell'80 al 90%. Come integratore sto assumendo questo della No Food, un prodotto americano. Ritengo che abbia una qualità prezzo assolutamente eccezionale. Non sono sponsorizzato da questa casa perché questo integratore della No Food è uno dei migliori in commercio, perché ha una titolazione veramente elevata. Parliamo dell'85%. Una cosa importante è il dosaggio, quindi il dosaggio sufficiente per bloccare il DHT prevede 320 mg di Serenoa Revens al giorno. Questo integratore qui per ogni compressa, quindi ci basta una compressa per stare a posto, per avere la quantità di Serenoa sufficiente per bloccare il DHT. Compressa, ragazzi, contiene 320 mg di Serenoa. Per chi vuole affrontare al meglio il problema della caduta dei capelli, mi riferisco, ragazzi, non alla caduta stagionale, perché un'altra cosa, è un altro problema. Questo integratore non va rivolto per quelle persone che hanno una normale caduta dei capelli, come l'abbiamo tutti quanti. Per normale caduta dei capelli mi riferisco a quella caduta che normalmente rientra, quindi è una fase, ragazzi, di nascita e morte del capello, è una fase transitoria. Solitamente caduto un capello viene sostituito con un'altra matrice. Il problema si verifica laddove il capello, quando cade, non ricresce più, ricresce ma il capello è sempre più sottile, diventa sempre più fine, fino a diventare quasi un pelo invisibile. Questo è il caso della alopecia androgenetica. Questo prodotto si rivolge per quelle persone che soffrono di alopecia androgenetica e non di caduta stagionale. Per la caduta stagionale esistono un'altra integrazione. Vi lascerò il link in descrizione del prodotto. Come sempre, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato il mio video. Vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, di supportarmi, di lasciarmi un like, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati.